Sono morto, ragazzi. Fermo lì. Schiaccia e sali, bello dove. Penso sarà il test più difficile che avrò mai fatto. Buongiorno ragazzi, benvenuti nel primo episodio della Hybrid Marathon Prep. Questo percorso mi porterà da oggi a correre la maratona di Lisbona dell'8 ottobre attraverso un percorso di allenamento ibrido, per cui non solo la corsa, che sarà parte fondamentale di questo percorso, ma anche l'allenamento dei pesi, altra parte fondamentale di questo percorso. Sostanzialmente quello che mi aspetta oggi è innanzitutto il primo test di corsa per capire il mio punto di partenza e quindi capire a cosa posso ambire come tempi, come sono effettivamente adesso, perché è da circa 8 mesi che non corro, salvo i primi due allenamenti che ho già fatto, per cui la situazione è sicuramente molto indietro rispetto a quella che era ad esempio alla fine della maratona scorsa. Ma prima di quello mi aspetta un'altra cosa, infatti vi porterò con me nella visita dal coach che mi seguirà per quanto riguarda la palestra. Ho deciso, ve lo dico già, di affidarmi letteralmente al meglio che c'è in zona, una cosa sicuramente estremamente costosa, ma ho deciso di investire un sacco in questo percorso perché i risultati a cui puntiamo sono davvero davvero ambiziosi. L'obiettivo di tutto questo percorso di per sé è molto semplice come idea, molto difficile come realizzazione, perché voglio dimostrare che allenamento con i pesi e allenamento aerobico, per cui corsa, siano, se fatti ovviamente a un certo livello, compatibili. Questo è essere un atleta ibrido. Sentite il rombo? Questa è la multipla a metano con 233.000 km, qualità che pochi possono vantare. Adesso sto andando quindi da quello che sarà il mio coach, è uno dei migliori in Italia, per questo ho deciso di affidarmi a lui. Lui stesso si sta preparando per la per i mondiali di natural bodybuilding, lui stesso è preparatore di agonisti nel natural bodybuilding, per cui davvero uno dei top a cui si potesse puntare, e questa è la scelta che per adesso ho fatto, poi vedremo se chiaramente ripagherà, anche se ho pochi dubbi. Ragazzi, sono quindi qui con Efrem, che come vi ho già accennato sarà la persona che mi seguirà. Ciao a tutti. In questo percorso. Allora, abbiamo appena finito di fare un check fisico, perché abbiamo preso le pliche, il peso. Un commento così... Commento a caldo. A caldo, sì. Dobbiamo fare un super lavoro. Partiamo da una ricomposizione corporea di circa il 14% di grasso corporeo, e quindi dobbiamo partire subito ad abbassarla questa percentuale. E soprattutto, che iniziamo oggi, faremo 5 incontri dove andiamo ad analizzare tutti gli esercizi fondamentali e non per perfezionare la tecnica, ma soprattutto fare anche un lavoro posturale per andare a migliorare quella che poi è l'attivazione muscolare in tutti gli esercizi, non solo nei fondamentali. Bella tosta. Bella tosta, sì. Una cosa orribile, ma ha detto che dovremmo puntare ad arrivare al di grasso 7%. 7% dobbiamo arrivare. Io non ci sono mai arrivato in vita mia. No, ci arriviamo. Mai. Per cui sarà tosta. Comunque adesso appunto iniziamo perché abbiamo poco tempo. 7% oggi... per iniziare. No, c'è tanto lavoro da fare, per questo poi mi sono affidato a Efrem. Basta, partiamo. Abbiamo quindi iniziato con una buona dose di mobilità, perché purtroppo parto da una situazione iniziale con piccoli problemi abbastanza importanti, a dire la verità, per cui giustamente primaria importanza sarà sistemare tutta questa parte. E poi siamo partiti ad analizzare lo squat, dovremo studiare un po' tutte le alzate, rivedere un po' tutto il mio modo di farle, perché giustamente non avendoci mai fatto attenzione nel dettaglio e volendo fare un percorso così serio, sarà una cosa sufficientemente importante a cui dedicare un po' di tempo. Mi apro, vedi che già quando mi incastro cerco questo tipo di apertura, vedi che è incastrato, sì. Non scappa, quindi da qui troverò il centro del piede, a ginocchia distese, aria e poi scendo. Ok, vedi che non ce l'ho sui polsi, è incastrato, quindi non è un low bar estremo, non è like bar, che questo è puro, esatto. Ok, è middle bar o leggermente più basso, mi consente non di essere in puro high, che poi quando scendi con le tue leve ti porta in avanti, ma leggermente più basso ti consente questa apertura di avere un'impostazione leggermente diversa. Da lì, aria, scendi, fermo e su, bravo. Ricordati che in partenza devi avere anche la luce che schiaccia a terra, quindi le dita senti le belle a terra. Fermo lì, schiaccia e sali, bello dove, bravo. Ragazzi, brevissima pausa dal futuro solo per dirvi una cosa, e cioè che Prozis ha deciso di fare un giveaway 150 euro, un voucher da 150 euro per chi di voi, utilizzando il mio codice, nei prossimi 7 giorni farà l'ordine più alto, per cui fate un ordine, utilizzate il codice DOME10, mandatemi lo screen e al prossimo video, per cui domenica prossima estrarremo il vincitore. Ragazzi, riproviamo i 100 kg perché faremo rompere le scatole e perché si è spenta la videocamera. Vai, è convinto. Stabilizzi. Aria, ti lascio scivolare. Schiaccia e sali. Bravo, vai. Adesso comunque ragazzi ve lo dico, io oggi ho registrato abbastanza a random quello che è successo appunto con Efrem, però se vi dovesse interessare che io riprenda molto di più, fatemelo sapere nei commenti. Bravo, perché apprendi in modo veloce. Ti preparo già il primo blocco di lavoro. Conto che tanti esercizi te li metto, poi li vedremo insieme con calma. Da quello che ho visto, già alcune cose le escludo. Dai, buono.
Grazie, mi raccomando. Spero di essere andato bene. Sei andato alla grande. Ragazzi, prima sessione, quindi appena finita. Adesso corro in studio, che fortunatamente è qui vicino, e ci aggiorniamo direttamente lì. Ok ragazzi, ho fatto un po' di spesa per quello che sarà il pranzo, molto rapido. Ho preso un panino, 160 grammi di bresaola e dell'acqua. Diciamo che adesso, dopo tutte le indicazioni che sono uscite dopo la visita di oggi, dovremo capire come gestire tutta la parte alimentare, perché Efrem mi ha consigliato di scendere parecchio di peso per poi poter ripartire a spingere bene. E tu, sarà molto delicato. Ho già scritto a Luca Laudani, il dietista con cui tra l'altro collaboro per il coaching online, che mi segue, perché dovremo capire come gestire tutta questa situazione. Adesso però mangio e poi continuiamo. Ok ragazzi, siamo arrivati alle 6:10 di sera. Ho passato tutto il pomeriggio a montare il video e a fare le riprese che avete visto. Sto volando a casa perché tra 50 minuti ho la consulenza con una potenziale cliente del coaching online, e dopodiché sarà il momento del vero disastro di oggi, per cui il test di corsa. Ho davvero paura solo a pensarci. Ragazzi, siamo alle 7:34 di sera, questo vuol dire una sola cosa, cioè che è arrivato il momento di prepararsi per la corsa che tutto il giorno ho cercato di posticipare, ma che a un certo punto ovviamente serve arrivare a fare. Prima dobbiamo aprire un pacco che ho già aperto, ma sono iniziato a suonare le campane, per cui è già aperto, ma adesso vi mostro il contenuto. Sostanzialmente si tratta di questa bomba che mi è stata mandata da Bob e Brad, che è una delle aziende più forti al mondo per quanto riguarda pistole massaggianti. L'apriamo velocemente, poi facciamo una corsa, e poi dopo la corsa la utilizzeremo perché ho le gambe che sono in fiamme dalle corse degli altri giorni e dalle squat che avete visto di oggi. Tra l'altro ci hanno regalato un codice sconto personalizzato per la mia community, che vi lascio nel link che trovate in descrizione. Per l'acquisto diretto da Amazon avrete il 10% di sconto. Vediamo immediatamente. Quella! Che spettacolo! Mamma mia! Si sente tantissimo che è di qualità, perché non pesa 2 grammi, anzi è bella impegnativa anche come peso. Tra l'altro le specifiche tecniche di questo prodotto sono fuori di testa, però lo proveremo dopo. Adesso basta perdere tempo, ci prepariamo per la corsa, tempo di attaccare la fascia cardio e partire a correre. Allora ragazzi, il test di oggi è tanto semplice quanto mortale. 20 minuti di corsa. L'obiettivo è ogni chilometro, ogni 5 minuti, aumentare il passo, arrivando alla fine morti. Una sorta di test di Cooper, ma su 20 minuti. L'obiettivo di questo test è ovviamente capire a livello aerobico come siamo messi all'inizio di questo percorso e poter iniziare ad avere una stima iniziale di quella che sarà la mia capacità di corsa in questa preparazione. Ovviamente sarà un test che mensilmente verrà rifatto per vedere come si è migliorati nell'arco del mese passato. Penso sarà il test più difficile che avrò mai fatto di corsa, perché il test di Cooper è più semplice di questo. Basta, non ci resta che stringere i denti. Pronti per la partenza? Spero di arrivare a 4 km, sarei molto soddisfatto. 3, 2, 1. La tira di salita non è il massimo, ragazzi. Purtroppo, Bergamo è così. Chilometro 5:30, troppo lento raga, devo spingere. Secondo 5:13, tosta raga. Minuti 01, 3 km e 83, passo medio 5:14. Sono soddisfatto, ma fino a un certo punto. Speravo nei 4, sinceramente, però dai, è il primo test, non c'è stata neanche zero preparazione, per cui totalmente a freddo, per cui può andare bene. Ragazzi, c'è solo un modo adesso per recuperare dalla botta che è stata questa corsa. Il primo è pastiglia di elettrolitri, confesso, ne ho già bevuto un po'.
integrare gli elettroliti quando si corre, quando si suda tanto, è fondamentale. A parte che è fondamentale per chiunque, per cui lo consiglierò sempre a tutti, però soprattutto se fate tanto sport questa diventa paurosa. E seconda cosa, ho già attaccato la testa apposta per i polpacci, che chiaramente è questa. Proviamo sta bomba, non ho dubbi che farà paura, perché si tratta del marchio più forte al mondo. Facciamo subito un test. Il test è se lei si ferma se faccio tanta pressione. Madonna mia. Porca Eva. Raga. Questo è il dolore che sai che fa bene. Fischia. Raga, sono già innamorato di sta cosa. Se fate sport io direi che magari farvi vedere tutta la sessione di pistola massaggiante e recupero adesso potrebbe essere un po' noioso. Vi ricordo comunque che c'è il link in descrizione, avete il codice del 10% con il codice che vi lascerò. Fateci un giro e se vi serve prendetela, raga, perché davvero può fare la differenza senza troppi giri di parole. Adesso io me la sparo per ancora una decina di minuti e noi ci aggiorniamo domani, che tiriamo le somme di questa giornata e di questo test, che è stata la morte. Ragazzi, siamo quindi al giorno dopo, sto per ricevere la chiamata di Simone per tirare le somme dell'allenamento di ieri, del quale tutto sommato sono molto soddisfatto. Mi mangio intanto una Zero Bar mentre temporeggio, perché tra 5 minuti dovrebbe chiamarmi. Gusto brownie e burro d'arachidi sono i più buoni. Ciao Simo, buonasera. Buonasera. Come è andata la prova di ieri? Come ti reputi? Assolutamente un bel punto di partenza, dai. Test dei 20 minuti, sappiamo che è uno dei test più complicati in assoluto, perché bisogna tirare per 20 minuti di fila e all'inizio non è facile, ne sono consapevole, però tu sei partito a 5.30 al primo chilometro e poi piano piano sei andato ad incrementare, 5.13, 5.7... E poi l'ultimo chilometro 5.2, quindi hai fatto un'ottima progressione, che è un po' lo scopo del test. L'importante è arrivare al massimo tuo metro, comunque alla fine eri bello stanco, sì. 167 all'inizio e poi sono aumentati 2-3 battiti ogni chilometro fino ad arrivare alla massima di 188. Sono sorpreso di questi battiti massimi, mi aspetto di vedere sicuramente qualche battito in più sui massimi, però lo vedremo poi nei prossimi allenamenti, dai. È il primo test ancora prima di iniziare a correre, perché tu comunque non corri da un po', quindi non ci serve questa cosa per capire come sei messo a condizione aerobica per fare tutti i ritmi dei prossimi giorni e progredire con la tabella. Poi vedrai che andranno sicuramente a migliorare questi dati. Mettete like assolutamente a questo video, commentate sotto, fate sapere cosa ne pensate e soprattutto aspettatevi il secondo episodio. Grande, grande Simo. Con questo quindi è tutto per quanto riguarda il primo episodio di questa serie. Io adesso devo tornare a casa, che mi aspetta la corsa del giorno. Noi ragazzi ci aggiorniamo domenica prossima alle 12. Mi raccomando, se volete partecipare al giveaway utilizzate il codice DOME10 su Prozis e mandatemi lo screen. E se volete la pistola massaggiante sapete dove passare. Ci vediamo domenica prossima.